sarà proprio porta crucifera con i suoi giostratori debuttanti e la linea verde ad aprire la piazza sabato 23 per la 136esima giostra del Saracino dedicata al cinquantennale della fiera antiquaria, poi a seguire Porta del Foro, altro quartiere che si è rinnovato molto anche dal punto di vista della dirigenza, quindi Porta Santo Spirito e chiuderà Porta Sant'Andrea, dove ci sarà il debutto tra i titolari di Marmorini con il veterano Enrico Vedovini. Insieme a Daniele Gori, che te ne sembra di questa estrazione? Mi sembra un'estrazione tutto sommato un po' anomala rispetto a quello che magari i quartieri si potevano aspettare, nel senso che sicuramente un Sant'Andrea ambiva a uscire primo ed è uscito ultimo. Un Porta Crucifera che ha due esordienti, può andare bene uscire primi perché almeno trova una piazza sicuramente tranquilla e può esprimersi al meglio. Porta del Foro, il secondo e il terzo sostanzialmente non rivestono un ruolo fondamentale, diciamo. L'importante è la chiusura e l'apertura di questa giostra, quindi diciamo sarà una giostra molto interessante perché, come dicevamo prima, sono cambiati molti equilibri in piazza e infatti non esiste più un quartiere tranne che Santo Spirito su cui poter dire io credo che le cose possano andare in questo modo piuttosto che nell'altro. Pertanto sarà una giostra molto molto incerta e molto difficile. Io credo che ancora una volta sia favorito Santo Spirito, ma che di qui a breve potrebbe essere spodestato proprio perché questi nuovi giovani sono molto agguerriti, con cavalli molto preparati e non lo so, poi mi piace credere che ci sono quattro quartieri tutti alla solita altezza per poter vedere giostre di alto livello. Condividi la scelta di Porta Crucifera di puntare su due giovani? Allora, la scelta di Porta Crucifera è dettata dal fatto che Carboni non aveva un cavallo così affidabile per questa edizione e pertanto hanno puntato su due giovani che non sono i primi trovati, sono dei giovani che hanno fatto vedere quello che valgono. Ad Alberto l'ha vinta la Provaccia, Rauco l'ha vinta col centro. Ivanneschi ha fatto comunque più centri in Provaccia e pertanto anche lui ha dimostrato che quando conta, dove conta, il centro lo fa e tira fuori veramente una grinta notevole. E in più ha un cavallo che è stato visto e rivisto, Carlito Briganti, è super affidabile, pertanto insomma è una coppia esordiente però che ha veramente, secondo me, pochi nei, ecco. Due parole anche su Tommaso Marmorini, l'altro debuttante. Tommaso Marmorini lo conosco poco, ho seguito molto da vicino le prove che faceva e nelle ultime sessioni di prove l'anno scorso a settembre si è presentato con un cavallo che a me personalmente mi è piaciuto molto e infatti ha fatto delle carriere molto lineari, molto pulite e più di una volta è andato sul centro. Pertanto ho visto quando ho fatto la provaccia l'anno scorso a giugno, è andato diciamo regolare, non mi ha impressionato né in positivo né in negativo, è stato abbastanza lineare. Quest'anno dovrà dimostrare il suo valore perché anche lui secondo me ha delle caratteristiche molto valide che può tirar fuori.